Un saluto a tutti dal vostro Tony. Oggi vi voglio portare un nuovo glitch che ho trovato nel canale di Rocky5516, che seguo ormai da diverso tempo perché ogni tanto esce con qualche nuova trovata. E questo è un po' particolare perché riguarda il Tundra TRD Pro del 2019, quindi un vero bisonte che riusciamo a portare a 850 cavalli per 1900 kg di peso, quindi di fatto neanche tantissimo per la mole del veicolo, però riusciamo anche a farlo rientrare in 600 punti prestazioni spaccati. La particolarità, che è una cosa fondamentale di questo tune, di questo setup, è che come componenti di elaborazione siamo andati a montare lo swap motore, quello della SC430. Questo è fondamentale perché grazie a questo motore poi noi riusciamo a montare turbo a regimi elevati e altri componenti che altrimenti non sarebbero allestibili, diciamo così. Quindi andiamo a vedere insieme questo particolare setup e quali componenti dobbiamo andare a montare per riuscire a rientrare nei 600 pp. Ovviamente qualcuno potrebbe chiedersi che senso potrebbe avere andare a fare un'elaborazione di questo tipo. Di fatto potrebbe essere simpatico magari anche andare a sorprendere i vostri amici in una lobby con questo bisonte, che alla fine poi invece si rivela una vera e propria potenza, perché per 600 pp 850 cavalli sono davvero tanti ed è un'auto a trazione integrale, quindi è anche abbastanza safe come comportamento poi tra le curve. Oltretutto è un veicolo abbastanza buono per in realtà tutte le quelle gare che vanno a rientrare nei 600 pp, ma in modo particolare per il WTC 600 a Tokyo. Nel video, io non l'ho ancora provato, ma nel video che ho guardato di Rocky 5516 andava a completare la gara in 27 minuti più o meno, se non ricordo male. Ovviamente non è un record assoluto, però potrebbe rendersi utile per variare se non volete utilizzare sempre la stessa auto, tanto la differenza più o meno è sempre di 1-2 minuti anche per quelle più veloci, ma anche per prendersi la soddisfazione di vedere gli avversari che mangiano la polvere e voi siete a bordo di un bestione di questa mole. Allora, vi ricordo innanzitutto, come ho fatto vedere prima, lo swap motore SC430. Poi un'altra cosa fondamentale è andare ad allargare la carrozzeria. Altri componenti devono essere montati. Innanzitutto le ruote, quelle di serie vanno benissimo, l'unica cosa è eccentricità larga, nient'altro. Sulla parte personalizzata invece, nell'avantreno andate a montare il tipo B, i fianchi invece devono essere standard, retrotreno tipo B. Quindi andate pure a montare la livrea che volete, come ho fatto io. L'importante è che sia compatibile ovviamente con l'auto allargata, e poi andate a modificare avantreno e retrotreno, i fianchi devono essere quelli standard. Qui di fatto noi abbiamo finito, dobbiamo passare ai componenti di elaborazione. Come componenti di elaborazione, come prima cosa vanno comprate le gomme sport dure che potete utilizzare anche a Tokyo. Riduzione del peso a fase 1, riduzione del peso a fase 2, in più limitatore di potenza e zavorra. Passiamo poi a semicorsa, dove vi serve il computer personalizzabile, turbo compressore a regimi elevati, LSD personalizzabile, il rapporto delle marce, quello manuale personalizzabile, mi raccomando,
riduzione del peso fase 3 e la rigidezza della carrozzeria. Marmitta da corsa, pastiglie dei freni da corsa, sospensioni personalizzabili, controller bilanciamento dei freni e differenziale centrale ripartitore di coppia. Questo ve lo consiglio per andare a settare un 50-50 per quando dovete correre sul bagnato. Per condizioni normali, soprattutto se avete un volante, vi consiglio il 60-40 perché l'auto tenderà un pochettino a scodare, però se voi fate una cosa controllata vi aiuterà senz'altro a chiudere meglio le curve, perché non è ovviamente un'auto agilissima per la mole e anche per l'interasse lungo. Infine, i kit freni in carboceramica, che vi assicuro frenano veramente come una bestia. Voglio andare a vedere direttamente su pista, e in modo particolare su una pista che io utilizzo normalmente, che è il Deep Forest Raceway, per andare a testare le auto, quindi ho anche diversi tempi così per fare un confronto. Ovviamente prima di scendere in pista vi faccio vedere tutti i dettagli sulle impostazioni auto della nostra messa a punto. Quindi ricopiatevi queste impostazioni per le sospensioni, non hanno una grossa influenza, però sono irrigidite la barra in tirolio e ci ha messa l'altezza minima. Questo non va a influire sul setup, quindi poi se volete a livello ad esempio di frequenza, di campanatura e di convergenza andare a fare delle modifiche vostre, potete farlo tranquillamente anche a livello di differenziale, perché qui come vedete i valori sono quelli standard, e quindi se poi voi volete fare qualche modifica, tanto non andrà a influire sui punti prestazione. Qui come vedete io ho 40-60, però potete mettere anche 40-50, anche questo non va a influire. La cosa molto importante da fare è mettere una zavorra da 164 kg posizionato a meno 42, e poi queste sono le impostazioni del cambio. Come vedete è molto lungo, ma voi potete utilizzare solo le prime 5 marce, questo ovviamente è consigliato per il WTC 600 a Tokyo. E questo vi, insomma, avendo un rapporto lungo, vi eviterà di andare in spin con l'auto. Inoltre andate a controllare di avere queste componenti che abbiamo comprato prima equipaggiate, quindi il tubo compressore, il sistema frenante in carbonio con le pastiglie dei freni da corsa, e poi tutte queste componenti per la carrozzeria, che sono le tre riduzioni del peso più l'aumento della rigidezza della carrozzeria. Io andrei a fare un veloce test in pista per andare a vedere se quest'auto è veramente performante anche dal punto di vista pratico. Io qui ad esempio mi aiuto un po' per chiudere le curve con il freno a mano, non esagerate perché ovviamente rischiate di girarvi. Come vedete a 60-40, soprattutto quando andiamo su con i giri, vedete che l'auto tende un po' a girarsi, ma voi potete tranquillamente utilizzare il 50-50. Adesso sono anche con il joystick, quindi la cosa è leggermente più rischiosa, ma ovviamente con un buon volantino potete facilitarvi sicuramente il compito. Che l'auto non è sicuramente agilissima fra le curve, però non è neanche poi così male. Questo giro sono effettivamente un po' lentaiolo, ma magari vediamo di riuscire a fare due giretti per migliorare il tempo e vediamo se riusciamo a avvicinarsi al tempo di un'altra 600 pp, come ad esempio l'Audi R8, che ha fatto un ottimo setup di un Audi R8 che voi vedrete nelle, una delle prossime puntate del Giro all'Inferno Verde,
ed ero riuscito a fare 1,41. Dopo, ovviamente questa è una pista molto tecnica e l'ottimale sarebbe utilizzare questo bisonte molto veloce sul dritto per sverniciare gli avversari in rettilineo. Ok, ora abbiamo fatto 1,42, vediamo se riusciamo ad abbassare il tempo. Facciamo un bel giro concentrato. Secondo me l'1,40 è molto a portata. Primo giro l'abbiamo fatto un po' lenti, proprio per un attimo capire anche l'auto, ma adesso che l'abbiamo capita un po' di più, mettiamo un bel freno a mano. Molto bene, direi. Può migliorare ancora secondo me questo tempo, però secondo me già ci siamo. Uno 40 e 09, quindi abbiamo fatto, anche se di poco, persino meglio del tempo dell'Audi R8, che tra l'altro è un'auto a tutti gli effetti una supercar, quindi abbiamo fatto veramente bene qua sul misto. Tra l'altro è veramente veramente bella esteticamente, quindi come vi ho detto all'inizio del video, utilizzatela per sorprendere i vostri amici magari in lobby, ma potrebbe anche rendersi utile per gli eventi in cui dovete rientrare nei 600 pp, come ad esempio il VTC 600. E ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video, e se vi è piaciuto lasciate un like così supportate il canale. Se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti Gran Turismo 7, ma anche altri giochi come ad esempio Need for Speed Underground 2, in cui vi ho portato una nuova serie, o altri giochi che metterò in futuro nel canale, vi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi e attivate la campanellina. Se avete qualcosa da chiedermi, se avete qualche problema con il setup, fatelo pure nei commenti. Guardate come va via, molto molto figo. E niente ragazzuoli, io non ho altro da aggiungervi, ci vediamo nel prossimo video. Vi mando un super salutone, ciao ciao da Tori89.